ringrazio la mia famiglia, il presidente Plaza che è stato gentilissimo. Buona serata. He took a stand against corruption and has now taken up a community coaching role with Aston Villa. Simone Farina was offered a substantial bribe to fix the outcome of an Italian Cup game in November of 2011. After reporting the incident, he was recognised internationally for the moral courage he displayed. Described as a role model by FIFA President Sepp Blatter at the Ballon d'Or ceremony in May earlier this year, and named a FIFA ambassador for fair play. And now the 30-year-old from Rome is passing on his experience to promote the integrity of football in his work at Villa, having already become an FA qualified coach. He'll work on the club's academy and community programmes, developing and encouraging physical activity amongst local youngsters. Long-standing links between Villa and Interpol, who investigated the match-fixing scandal in Italy and awarded Farina a commemorative medal for his contribution to crime prevention and law enforcement, led to him taking up this opportunity. Brad Pitt, fantastic. Eh? Good. Sono veramente contento di questa opportunità, per me è significativa perché in questo periodo ho sofferto molto e ho cercato di prendere il bene di quello che veniva e penso che questa è la cosa più bella che poteva accadere. Fantastic. No? This. The ball? This. And working with children, what are you most looking forward to about this role? La cosa più bella, secondo me, è vederli sorridere. A me ho già iniziato un po' a allenare i giovani e quello che mi hanno dato in questi giorni penso è la cosa più bella perché li vedi sorridere, li vedi. Sono proprio spensierati, non hanno. Pensano solo a giocare a calcio e divertirsi e per me questo mi rende felice e li ringrazio per questo. This is the name, no? Change switch. Change switch. Yeah, switch play. Switch play. Yes, fantastic. How can you use your experience, what you've been through, to send the right message to these youngsters? La mia esperienza mi ha portato a avere questa opportunità e quindi io metterò tutto me stesso a disposizione per questi ragazzi e cercherò di insegnargli l'educazione, il rispetto e penso che queste sono le cose principali per un giovane calciatore che si affaccia al mondo professionistico. You've received praise from Sepp Blatter, from Ron Noble of Interpol. How has that made you feel? Dietro alle spalle l'Interpol, la FIFA e l'Aston Villa. E per me questo mi riempie d'orgoglio. Yes. Oh, yeah. Good shot. How grateful are you to Aston Villa for giving you this chance really to get your life back on track? Tantissimo, perché è un'opportunità mia, ma soprattutto anche per la mia famiglia. Perché io ho sempre sognato di venire qui in Inghilterra, non lo nascondo, perché penso che è il calcio più bello adesso, in questo momento. E quindi per me è un sogno essere qui oggi all'Aston Villa, allo stadio. Vedere i support dell'Aston Villa per me mi emoziona molto e io devo tanto a loro. And it probably rains more here than in Italy, I don't know, but how are you settling into life in Birmingham? Beh, io come ho già detto prima ringrazio l'Aston Villa, ma specialmente il presidente dell'Aston Villa e il Paul Faulkner. E loro sono stato molto vicino a me in questi giorni che stavo qui a Birmingham, quindi tante difficoltà, devo dire la verità, non l'ho trovata, se la lingua, ma adesso mi sto mettendo sotto e sto cercando di imparare il prima possibile questo handicap che ho. Cercherò di impararlo il prima possibile. No good, this.
Oh yeah, so open body. The body, yeah. If you receive, yeah. Body, you can't see. So you have. What about the Birmingham accent? Birmingham. Come, Joe, dice, no? Finta, no? Faint. Yeah. Yeah. Now, Simona. It's finta. Fit in the look. This. You understand? Yeah. Does it feel good to be wearing the Villa kit there, the Villa training gear? Beh, questo mi fa enormemente, mi inorgoglisce, perché rappresento una società storica in Inghilterra e non solo, quindi mi fa molto piacere di questo e sono molto entusiasta.